Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un bosco di latifoglie con presenza di querce. Proprio legato alle querce abbiamo trovato un fungo che è caratteristico di questo ambiente. Si tratta di Higrophorus penarioides. È un Higrophorus di dimensioni abbastanza grandi che ha colorazioni prevalenti sul biancastro. Il fungo si presenta inizialmente convesso e poi tende a spianare con la maturazione, presenta una colorazione inizialmente bianco candida che poi tende a diventare però ocraceo arranciata verso il centro del cappello. La superficie è liscia e col tempo asciutto è anche opaca. Se noi andiamo a osservare la superficie inferiore del cappello, troviamo delle lamelle abbastanza spaziate e decorrenti sul gambo. Si vede la decorrenza sul gambo. Il gambo è abbastanza robusto, cilindrico, leggermente tendente ad essere affusolato, assottigliato verso la base, e sulla superficie una caratteristica di questo fungo è la tendenza a screpolarsi, a formare delle squamette, soprattutto in zona basale. La carne di questo fungo è una carne bianca, dal odore molto leggero, ecco qui si vede la carne bianca, l'odore è leggero ma è un odore particolare, definito di latte bollito. Si tratta di una specie commestibile e anche di buona qualità. Abbiamo conosciuto in questa occasione Higrophorus penarioides. Come detto, la specie è commestibile ed è legata soprattutto alle querce. È tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.